Abbassate il microfono. Come coniugare giustizia sociale e sicurezza sociale? In una sola parola, legalità. È indispensabile recuperare percorsi di correttezza comportamentale secondo le norme per la sicurezza sul lavoro, prevenzione, vuol dire anche aiutare la salute sui luoghi di lavoro, ma soprattutto bisogna chiedersi se i principi costituzionali sono applicati, cioè se l'articolo 32, quello che garantisce il diritto alla salute, il 35, la sicurezza sul lavoro e il 41, cioè un'impresa che in qualche maniera rispetti tutto questo del nostro paese sono garantite. Se penso alla Puglia devo dire che le condizioni della sanità sono drammatiche, veramente drammatiche. Viviamo un momento no assoluto e su cui diciamo bisogna riflettere. Ci sono indubbiamente delle carenze di organico ma anche delle responsabilità per omessa vigilanza su quello che accade. E chi ne fa le spese è sempre il cittadino, il paziente. La sicurezza sul lavoro, ho detto stamattina fino a Gesmundo, abbiamo avuto 48 infortuni sul lavoro mortali in Puglia. Vuol dire che anche qui c'è da intervenire prontamente e non, io credo, non punendo le imprese. Non serve la punizione, serve la prevenzione e l'aiuto a prevenire gli infortuni. Un morto ha un costo incredibile, un costo ineguagliabile. Allora prevenire forse vale più che punire. Quando si punisce ormai l'evento è accaduto, si arriva troppo tardi, diceva ieri che la sanzione arriva sempre troppo tardi. Sulla sicurezza sul lavoro bisogna arrivare prima. E credo che questo sarà lo scopo del governo, quello di iscrivere su un tavolo sulla sicurezza che è stato aperto una decina di giorni fa, il 26 c'è una seconda riunione, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e Giustizia, proprio per riscrivere le regole della sicurezza e premiare quelle imprese che fanno prevenzione. Ecco, noi vogliamo uno Stato amico delle imprese, una giustizia amica dei cittadini, le contrapposizioni credo che non servano, l'eccesso di punizione, questo Stato cattivo nei confronti di chi sbaglia senza possibilità di emendo non mi sembra che sia una buona cosa. In un momento difficile del Paese c'è bisogno di sinergia, di fare squadra, come oggi qui alla CGIL noi siamo per dimostrare che il governo è a fianco della loro. Grazie.